chiamo Lucia e oggi vi accompagnerò a Palazzo Rosso, tra gli straordinari affreschi del secondo piano nobile, realizzati alla fine degli anni Ottanta del Seicento dai pittori Gregorio De Ferrari, Domenico Piola e suo figlio Paolo Gerolamo, con la collaborazione di quadraturisti e stuccatori. Palazzo Rosso sorge in via Garibaldi, la cosiddetta Strada Nuova, disegnata alla metà del Cinquecento per accogliere le dimore delle più importanti famiglie dell'aristocrazia genovese. Oggi il palazzo è chiamato con un soprannome che deriva dal colore delle sue facciate ed è una delle sedi dei musei di Strada Nuova, insieme a Palazzo Bianco e a Palazzo Tursi. La sua storia è legata alla famiglia Brignole Sale, che ne fu proprietaria per 2 secoli. Fino a quando nel 1874 l'ultima erede, Maria Brignole Sale de Ferrari, duchessa di Galliera, lo donò a Genova insieme alle sue importanti collezioni d'arte. Palazzo Rosso venne costruito tra il 1671 e il 1677, progettato dall'architetto Pietro Antonio Corradi come residenza dei fratelli Ridolfo e Gianfrancesco Brignole Sale. Il programma decorativo doveva svilupparsi dal salone centrale, proseguendo per le 4 sale a levante, fino ad arrivare alla loggia rivolta verso sud, in un continuo rapporto di interferenza tra ambienti laterali e quello centrale, luogo di magnificazione del potere e punto di raccordo dell'impianto iconografico. Un progetto articolato, dunque, per cui furono coinvolti pittori di figura, stuccatori, quadraturisti e prospettici delle muraglie, che sono architetture dipinte a trampolini dalle pareti. Gli artisti vi operarono tra il 1687 e il 1689. A condurre i lavori, due sommi interpreti e protagonisti del secondo Seicento genovese, i pittori Domenico Piola e Gregorio De Ferrari. Purtroppo, i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale distrussero la volta del salone centrale con l'affresco che era stato affidato a Gregorio De Ferrari, cancellando così una parte fondamentale di un progetto decorativo pensato come unitario. Il percorso avviato nel salone trovava compimento nelle 4 meravigliose sale a levante, dove è sviluppato l'ambizioso messaggio di esaltazione dinastica dei committenti, attraverso il tema delle stagioni, nell'ordine del loro susseguirsi nell'anno a corona del sole. La sala della primavera è la prima che incontriamo. La sua volta, affrescata con grande libertà compositiva da Gregorio De Ferrari, raffigura l'amore che vince sulla guerra. A rappresentarlo è Venere, in atteggiamento lezioso che seduce e trionfa su Marte, mentre Cupido dà fuoco alle fiaccole ed è sorretto da un cigno, allusione alle arti amatorie. Il mito dell'amore è qui usato come metafora della primavera, il cui avvento è richiamato dal cerchio dell'equinozio visibile nel cielo. La volta ha uno straordinario effetto illusionistico, accentuato dalla materia viva dello stucco, che fa percepire come reale lo spazio dipinto ed esalta le figure con le sue sporgenze. Lo stucco venne lavorato da Giacomo Maria Muttone, sotto l'abile direzione di Gregorio De Ferrari, ed è usato qui con la stessa validità di risultato dell'affresco, in una soluzione di continuità con il segno pittorico. Anche nel secondo spazio a levante, affrescato da Gregorio De Ferrari, nell'ampio cielo della volta prendono forma immagini figurate, prospettive architettoniche ed elementi in stucco. Siamo nella sala dell'estate e Cerere, la dea delle messi, sostiene un grande fascio di spighe dorate. Si contrappongono a lei le figure dei venti invernali incatenati da Aura, la ninfa che simboleggia la brezza. Al centro della volta troviamo Apollo totalmente immerso tra i raggi solari e in stretta corrispondenza con la divinità un leone che torna ancora nella sua funzione simbolica di emblema araldico dei Brignole Sale e di costellazione dell'estate al suo culmine. Nelle 2 sale successive fu Domenico Piola a intervenire nel progetto e nella decorazione ad affresco. La sua posizione di privilegio rispetto agli altri artisti coinvolti nella decorazione di Palazzo Rosso emerge dai pagamenti a suo favore. Questo elemento ci suggerisce un possibile ruolo di Piola come supervisore e
responsabile dell'intero cantiere, oltre naturalmente al riconoscimento della sua indiscussa professionalità di pittore e grande decoratore. Nella sala dell'autunno Piola progettò figure e architetture dipinte, guidando il quadraturista bolognese Sebastiano Monchi. In questa struttura ordinata Piola inserì la forma più libera della parte centrale, dove la tematica dell'autunno è affrontata come un'immagine di trionfo, il trionfo di Bacco, che riposa al centro del cielo, seduto sulle nubi. Bacco indica all'amata Arianna il suo regno gioioso, fatto di piaceri sensuali, animato da baccanti, satiri e animali, che è illustrato con registri cromatici più vivi ai margini della composizione. Anche la sala dedicata all'inverno è arricchita da decorazioni parietali, questa volta affidate a Niccolò Codazzi. L'artista vi dipinse prospettive architettoniche molto suggestive che ampliano l'ambiente in cui ci troviamo. Fu invece Domenico Piola a curare la composizione dell'affresco della volta. Creò una struttura aperta, movimentata, che non prevede un'unica visione dal centro della sala. Nel cielo, carico di nubi, isolò le personificazioni vorticosamente intrecciate dei freddi venti invernali, Euro, Borea e Austro, che scatenano la pioggia, la neve e l'aria umida. Contrapposte sono le raffigurazioni dell'inverno e di Favonio, il vento che tempera il freddo invernale. A lavorare alla decorazione al fresco della loggia fu ancora il pittore prospettico Niccolò Codazzi, che abbiamo incontrato nella sala dell'inverno. Insieme a lui Paolo Gerolamo Piola, pittore allora 23enne che, seppure alle strette dipendenze del padre e maestro Domenico, iniziava ad affermare il suo tratto compositivo. I due artisti affrescarono interamente le pareti e la volta di questo spazio che all'epoca era stato trasformato in una galleria, chiudendo e abbassando le arcate della loggia inizialmente costruita. Si tratta della favola d'amore di Diana per il pastore Endimione, reso immortale da Giove ma condannato ad un sonno eterno. Secondo il mito, la dea sarebbe scesa dal cielo ogni notte per far visita al suo amato. Ed è così che la vediamo in volo, distinta da una mezzaluna sulla fronte, nell'immagine della prima campata della volta. Endimione invece sulla parete di fondo, rappresentato mentre dorme, appoggiato al suo bastone. Ulteriore riferimento a Diana è ancora sulla volta, dove un finto medaglione a bassorilievo illustra il carro della luna. L'allusione è a un altro carro, quello del sole, a cui si riferiva la decorazione del salone centrale. La corrispondenza dei due miti, quello di Diana Luna da un lato e quello di Apollo Sole dall'altro, è ribadita dall'opposizione spaziale dei due ambienti in cui le loro storie sono rappresentate, la loggia e il salone, ai due lati contrapposti dell'edificio. Siamo in un palazzo diroccato, nel quale gli elementi architettonici sono semidistrutti e gli intonaci si staccano dalle pareti, lasciando i mattoni a vista. Nel 1684, soltanto alcuni anni prima della decorazione di questo ambiente, la flotta francese aveva bombardato duramente Genova, colpita quasi incessantemente dal 17 al 28 maggio. Chiese e palazzi vennero distrutti, la città fu ridotta in macerie. L'episodio, ancora vivo nella memoria cittadina, potrebbe aver ispirato l'immagine di queste rovine che ancora oggi ammiriamo nella loggia di Palazzo Rosso.